questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 4 agosto. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi ricorre San Giovanni Maria Vianney, sacerdote. Allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio del 1786 ad Ardilly, Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì nell'agosto del 1815 ad essere ordinato sacerdote. Per farlo sacerdote ci voleva tutta la tenacia della Béchard-Belly, parroco di Écully presso Lione. Lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria, appena prete, tornò a Écully come vicario dell'abbazia di Belly. Alla morte di Belly fu mandato ad Arendombé, un borgo con meno di 300 abitanti. Giovanni Maria, noto come il curato d'Ar, si dedicò all'evangelizzazione attraverso l'esempio della sua bontà e carità, ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito. Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la messa e a confessare senza risparmiarsi. Morì nel 1859, Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925 e verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale. L'etimologia del suo nome deriva dall'ebraico e significa il Signore è benefico. E allora per questa giornata da parte nostra gli auguri vanno a tutti coloro di nome Giovanni. Ora leggiamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro. Scarichi di fogna in mare, Pescara acqua inquinata, ma il comune rassicura, valori ok. A centropagina invece il Pescara spinge per Galan, oggi il vertice decisivo con la gente. Il calciomercato, l'attaccante del Bari è vicino, nel mirino Fiamozzi è forte. E poi nelle cronache i 7.000 euro tra i rifiuti di Pescara, il proprietario del mobile dice soldi non miei. Sempre su Pescara, in hotel e alla Caritas, in arrivo in città, 700 immigrati entro due mesi. E poi di taglio alto la lotta alla mafia, Messina, denaro e braccato, arrestati 11 fedelissimi. La tragedia si nasconde in una valigia, migrante muore soffocato. San Giovanni Teatino, la regione investe 3,4 milioni sulla nuova chiesa di Botta. E poi Caramanico Terme, pericolo Massi, Monte La Civita, ecco i fondi per la sicurezza. Su Monte Silvano, alla Pineta, i vigili urbani picchiati da un ubriaco. Ora vediamo i titoli di apertura del Messaggero. La Sevel, ferie corte e straordinari. Val di Sangro, stabilimento fermo solo per 16 giorni invece delle solite 3 settimane. Il Ducato tira dopo la sosta, pronti nuovi assunti. Interinali confermati fino a dicembre. E poi il giallo delle analisi. Se il mare è inquinato, a giorni alterni siamo a Pescara. La movida violenta, il Medusa verso la chiusura. Pescara, linea dura del questore dopo la rissa, i residenti, lo sballo, si trasferisce sulla strada parco. A centropagina ecco l'Abruzzo visto dalla stratosfera. Esperimenti, le foto della sonda a 38 km d'altezza. Di spalla una strada per Almirante, stop alla mostra su Berlinguer. L'associazione intitolata Leader PC protesta per la scelta del comune di Atri. Di taglio alto Pescara, al D'Annunzio il balletto di Roma con il classico Lago dei Cigni. L'Aquila, Isa, concerto in piazza con appello no alla chiusura. A Francavilla, Blu Bar alla grande, Nomadi, Senese e Fausto Leali. Questi dunque i principali titoli di apertura. Prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. In questa giornata l'ideale sarebbe organizzare una serata tra amici o accettare una breve gita fuori programma. Per quanto riguarda l'amore, la forza dei sentimenti vi aiuta a superare qualche incomprensione. Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro, affari relativi ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina e costanza sono le vostre carte vincenti, utilizzatele in questo giorno complicato. Gemelli, noia, stanchezza, irritabilità e imprevisti oggi non vi permetteranno di concentrarvi nel lavoro come vorreste. Apprezzare i lati positivi del partner, dedicare il tempo desiderato ai divertimenti e al vostro benessere. Cercate di mantenere la calma, pazientate.
Cancro, gli impegni sono pressanti, ma oggi siete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta. In serata, ottime performance tra i fornelli, se avete stabilito di sperimentare vecchie ricette della nonna. Leone, giorno fantastico, la vostra creatività sarà esagerata, sarete allegri, splendidi inventori e le vostre idee raccoglieranno elogi e riconoscimenti superbi. Sarete protetti nelle attività professionali. Vergine, la giornata inizia con una certa fatica, soprattutto se avvertite stanchezza e poca voglia di fare. Parliamo d'amore. Siete talmente presi dai vostri problemi e dagli impegni che non vi accorgete minimamente di uno sguardo puntato su di voi. Bilancia. Avete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena e, come sempre, sarete bravi nell'adattare le circostanze ai vostri bisogni. In amore non è certo il caso di preoccuparsi, le sorti del vostro rapporto sono stabilizzate. Affari molto interessanti potranno concludere quanti di voi hanno un'attività autonoma. Tutto bene se siete felicemente in coppia. Incontri emozionanti, importanti per il vostro futuro. Sagittario, il cielo di oggi tifa dichiaramente per voi. Siete pronti a dare vita a nuove attività che vi riempiranno l'esistenza in maniera gioiosa. Farete molte cose con la persona amata, con la quale condividerete aperitivi, cibi, curiosità. Capricorno, giorno un po' delicato, l'umore è mutevole. Non prendete di petto un familiare che male sopporta la vostra autorità e il vostro comportamento. Siate più morbidi e aggirate l'ostacolo con astuzia. Acquario, potete contare su un gran bel cielo, avrete la sfrontatezza necessaria per acchiappare tutto quello che le stelle vi offrono a piene mani. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. Pesci, dovete risolvere una questione. Prendetevi tutto il tempo necessario, se dovete decidere qualche cosa e quel che più importa, non lasciatevi trascinare dalla fretta, potrebbe portarvi fuori rotta e indurvi in errore. E ora iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani e iniziamo dalle pagine del centro. Cambiamenti climatici, la guerra di Obama contro l'effetto serra. Presentato il piano per ridurre le emissioni nocive del 32% entro il 2030. Siamo l'ultima generazione che può combattere questa minaccia. E poi India del Nord, un monsone da record miete 100 vittime. Secondo l'EPA l'inquinamento dell'aria provoca ogni anno 3.600 decessi solo negli USA e 90.000 attacchi di asma tra i bambini. Perse 300.000 ore di scuola per malattie. Poi il plauso del segretario generale dell'ONU, ci voleva un presidente di questa portata per arrivare a un accordo universale, duraturo e di sostanza. L'anticiclone africano da oggi sull'Italia, città nel caldo torrido. Spanò del meteo.it dice impossibile prevedere nubifragi. Afa fino a Ferragosto su tutta Europa, poi avremo temporali. Di taglio basso invece migranti al lavoro per risollevare Firenze. Chiusi i parchi e giardini dopo il devastante nubifragio. Il governatore Rossi firma lo stato di emergenza. E poi lo scontro politico Rai. Berlusconi ora mette condizioni. L'ex Cavaliere tiene il presidente del Consiglio sulla graticola e chiede una rosa di nomi al PD. Alle 14 la riunione di vigilanza. Risparmi per 2,3 miliardi di enti locali. Oggi la nuova fiducia con Italia alla sanità. Il ministro Boschi assicura si tratta di razionalizzare la spesa. Ma insorge l'opposizione. Il diritto alla salute non è più garantito ai cittadini. Di taglio basso Saviano a Renzi.
Mi addolori sul sud, lo scrittore risponde al premier, non è piagnisteo raccontare il dramma del mezzogiorno. E poi Messina, denaro braccato, arrestati 11 fedelissimi, ricostruita la rete di comunicazioni con i pizzini, ma dal 2014 è silenzio. I magistrati siciliani dicono è un parassita che chiede soldi ed è protetto dall'alto. E poi una nuova tragedia, migrante muore in valigia, voleva arrivare in Spagna. E poi Cocoricò, il ricorso contro la chiusura, evasione, si indaga. De Meis dice il provvedimento un danno, non risolverà niente, inchiesta fiscale della finanza, ma sulle precedenti gestioni. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, verso la protesta e i disagi del 7 agosto, al Tolà, la regione. I sindacati spiegano lo stop nei trasporti. Venerdì lo sciopero di autobus e treni contro la nuova TUA. Possibilità di revoca forse se vengono ammiti pretese. E poi interpellanza dell'ex governatore Chiodi che dice D'Alfonso chiarisca ritardi e omissioni sui fondi europei. Lo sciopero è previsto per il 7 agosto in Abruzzo, qui troverete quello che è il dettaglio ovviamente delle percorrenze e anche degli orari. E poi di spalla il Gran Sasso, le associazioni ambientaliste dicono basta presidenti a tempo. E poi iniziamo ad aprire quelle che sono le cronache e iniziamo a parlare di Pescara. Si parla molto dell'inquinamento dell'acqua del mare ed eccole le analisi. Pescara ha fatto il bagno nell'acqua inquinata. Il 28 luglio c'è stata la rottura della condotta fognaria con gli scarichi finiti in mare. Nessuno ha avvisato la città. Il comune rassicura i valori rientrati sotto i limiti. Le dichiarazioni del vice sindaco del Vecchio sono queste. La situazione è sotto controllo, basta con le polemiche. Il tecnico dell'ACA, Lorenzo Livello, dice ma la condotta rotta ha contribuito solo per l'1% all'inquinamento. Ed eccolo qua, per tutti i turisti e bagnanti che hanno fatto il bagno per un giorno in un tratto di mare inquinato, stiamo parlando degli scarichi fognari che sono finiti in mare lo scorso 28 luglio. Per quasi 24 ore quindi quell'acqua sporca si è riversata in mare. La popolazione non è stata avvertita di ciò che stava accadendo. Solo il 1 agosto si è saputo qualcosa quando sono state diffuse le analisi dell'ARTA, analisi che indicavano valori alle stelle dei colibatteri in un tratto della Riviera Nord, ossia nella zona antistante via Balilla, più volte inquinata quest'anno. E ieri il comune ha reso note ulteriori analisi effettuate il 1 agosto, in cui lo specchio d'acqua all'altezza di via Balilla è risultato miracolosamente al di sotto dei limiti di legge. Ma la polemica non accenna a placarsi, soprattutto in questi giorni in cui continuano a crescere le segnalazioni di bambini malati di gastroenterite oppure con sfoghi sulla pelle. Il centrodestra si chiede come mai il sindaco Alessandrini, primo responsabile della salute dei cittadini, non abbia fatto scattare il divieto di balneazione quando c'è stato lo sversamento in mare dei liquami. Ma a rispondere c'è il vice sindaco Enzo Del Vecchio, facendo una ricostruzione dell'accaduto e sottolineando di aver saputo in ritardo i risultati delle analisi. E poi l'ACA versa 350 litri di disinfettante contro i batteri. Si tratta di l'OxyStrong, un disinfettante prodotto anche dalla Solvay e utilizzato all'epoca del sindaco Carlo Pace per ripulire il mare di Pescara. Una sostanza a base di acido peracetico che è stata usata giovedì scorso 29 luglio. Nonostante il disinfettante però, l'acqua del mare è risultata lo stesso inquinato in un tratto delle analisi effettuate dall'ARTA. L'acido peracetico del resto è un ossidante che si dissolve in acqua e viene utilizzato principalmente nell'industria alimentare, dove è applicato come pulitore e disinfettante. E poi i lavori per ripulire il fiume cancellano 50 posti auto. Spunta un maxi cantiere con le transenne nel parcheggio della Golena Nord. L'area diventa off limits fino al 31 ottobre. Scattano anche sensi 11 e divieti. E poi arriva una notizia quando si parla dei fondi destinati ovviamente ai libri scolastici. E a parlare proprio l'assessore alla cultura di Jacopo, dice sono pronti i rimborsi per i libri scolastici. Ieri l'assessore all'istruzione
Regione ha confermato che quest'anno il Comune erogherà i contributi per coprire le spese sostenute dalle famiglie indigenti per l'acquisto dei libri scolastici. La consegna diretta tramite fornitore, come negli anni passati, probabilmente non avverrà più. I fondi, ha spiegato Di Jacopo, sono erogati come contributo e non come fornitura, per cui bisogna necessariamente conoscere le somme a disposizione per fare qualsiasi tipo di avviso pubblico. E poi uffici sulla Riviera, il Consiglio chiede lo stop al progetto. Il Consiglio Comunale vuole bloccare di nuovo il progetto di Pescara Porto, la società di Milì e Mammarella che intende realizzare uffici e palazzi accanto all'ex Cofa sul lungomare di Porta Nuova. Trovato il proprietario del mobile, ma quei soldi non sono i miei. La cassettiera con i 7.000 euro recuperati dagli operatori di Attiva è di una ditta fallita. Per un anno è rimasta nel garage di amici che l'hanno gettata. Neppure loro reclamano il tesoretto. Ha scatenato una vera e propria gara di onestà la storia dei 7.000 euro trovati dai due operatori dell'Attiva nel cassetto di un mobiletto abbandonato tra spazzatura di via del Tiro a Segno. Un'onestà che però contribuisce ad alimentare il mistero sulla provenienza e la proprietà del denaro, perché dopo i due operai che hanno denunciato il ritrovamento della somma, interpellati dalla polizia, hanno detto di non sapere niente di quei soldi, anche chi ha buttato quel mobile e il proprietario originario del comodino. Ma allora di chi sono quei 6.980 euro che, stando così le cose, tra un anno andranno nelle tasche di chi li ha trovati, vale a dire dei due operatori Attiva? E poi non va alla visita per non essere arrestato, la ASL lo contatta per la pensione, lui non si presenta perché è ricercato e catturato sconterà 16 anni. L'arresto è arrivato al termine di una complessa attività di indagine attraverso il monitoraggio degli ambienti della microcriminalità frequentati dal 55enne, l'analisi delle sue frequentazioni e le tracce relative ad alcuni suoi spostamenti tra Pescara, Francavilla e Termoli, dove ultimamente aveva trovato sostegno logistico e copertura in un'abitazione frequentata da giovani del posto. La condanna a 16 anni di carcere di Carlo Viggiani è relativa a una serie di truffe che l'uomo avrebbe messo in atto mediante assegni bancari falsificati o contraffatti e documenti di identità e buste paga predisposte ad arte per commettere truffe e altre di ricettazione di titoli credito rubati. E poi verde e degrado, operaia del comune sulla strada parco. La città si prepara ad accogliere più di 700 migranti, chiesti altri 300 posti, ma sospiri di Forza Italia accusa situazione senza controllo nei quartieri più disagiati. E poi con l'arcivescovo a San Gabriele il pellegrinaggio a piedi per 70 ragazzi pescaresi. Ancora da giovedì al Danfer di Fontanelle il Motor Show inaugura il complesso dedicato ai motori. E il coraggio di Polizia e Vigili del Fuoco premiato dal sindaco, riconoscimento ai soccorritori eroi che hanno salvato i residenti di un palazzo ai Colli durante il rogo del Conad. Ieri c'è stata una cerimonia per consegnare degli attestati da parte del sindaco Marco Alessandrini a quelli che sono stati protagonisti di un salvataggio importante per un incendio che rischiava di interessare anche i residenti delle abitazioni adiacenti. Noi c'eravamo, questo è il servizio. Un riconoscimento di merito per gli uomini del Vigili del Fuoco e quelli della Questura di Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini ha voluto insignire con un attestato il lavoro compiuto lo scorso mese di luglio durante un incendio divampato presso un supermercato nelle prime ore di una mattina di domenica. Incendio che rischiava di coinvolgere anche i residenti della zona. La cosa più preoccupante era che i fumi e i gas tossici che propagavano verso l'alto stavano interessando le abitazioni del palazzo sovrastante, per cui il personale di Vigili del Fuoco, con la collaborazione e con l'aiuto del personale della Questura di Pescara, sono riusciti a contrastare le due situazioni di pericolo, quella dell'evacuazione delle abitazioni sovrastanti e lo spegnimento delle fiamme. 4 ore di lavoro per concludere l'operazione, oltre 10 vigili del fuoco e tutti gli uomini della Questura di Pescara. È un intervento rapido, efficace, sia della Polizia di Stato che dei vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia, come spesso accade, salvando delle vite umane da un pericolo in quel momento in atto e anche serio. Un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, a cui noi esprimiamo la nostra vicinanza e riconoscenza a nostra volta.
Ora lasciamo la cronaca, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, lo facciamo col nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca. Allora, nuova settimana che insomma inizia, c'è stato un abbassamento delle temperature, ci sono stati anche dei temporali e si parla invece di nuova afa in arrivo. Sì Francesca, perché se da un lato in questi ultimi giorni la vasta area di alta pressione che nei giorni scorsi, nelle scorse settimane ha favorito temperature molto elevate si è attenuata rispetto proprio ai giorni scorsi, adesso è previsto un nuovo rinforzo, una nuova rimonta di questa struttura di alta pressione di matrice nordafricana e lo farà soprattutto nel corso dei prossimi giorni, quindi nelle prossime ore continueremo ad avere anche un tempo migliore sicuramente rispetto alla giornata di ieri, ma le temperature saranno tutto sommato in linea o lievemente superiori alle medie stagionali e quindi al mattino saranno valori piuttosto gradevoli, mentre durante le ore centrali della giornata insomma comunque si supereranno i 30 gradi su molte località, ma non sarà il caldo intenso almeno per oggi. Nei prossimi giorni invece questo promontorio di alta pressione di matrice nordafricana si spingerà fin verso l'Europa centro-orientale, interessando gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, quindi anche l'Abruzzo sarà interessato dall'aumento delle temperature, con tassi di umidità in aumento lungo la fascia costiera e temperature massime superiori ai 34-36 gradi, soprattutto nelle principali valli della nostra regione. Non ci saranno novità, Francesca, almeno fino alla giornata di venerdì, poi diciamo che successivamente sembra possibile un progressivo cedimento di questa struttura di alta pressione sulle regioni centro-meridionali, quindi questa situazione potrebbe dar luogo, se confermata, a dei fenomeni di instabilità soprattutto sulle zone montuose e sul settore occidentale della nostra regione, quindi c'è la possibilità che il weekend sia caratterizzato da temporali soprattutto sulle zone montuose e sulla Marsica e sull'Aquilano. Questa è una situazione da evidenziare, l'unica novità da segnalare. Per il resto quindi del tempo, Francesca, e temperature in progressivo aumento nel corso dei prossimi giorni. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Eccolo qui, ringraziamo Maurizio Dagui in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete tutti i bollettini aggiornati e sottolineiamo sempre le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi che monitorano la situazione per le 24 ore. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, questa è la pagina ufficiale e qui troverete tutto quello che è presente sul sito, i bollettini aggiornati, potrete seguire tramite telefono quelli che sono gli aggiornamenti. Suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qua troverete anche delle curiosità, che sono gli scatti fatti alle prime ore del mattino, come questo che segnalano 22,4 gradi, ricordiamo scattata da Monte Silvano, prima delle 6 della mattina, e questo insomma per capire un po' qual è l'inizio della giornata, ma troverete anche quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma, come questo, con le varie spiegazioni per gli appassionati. E insomma è importante anche vedere, come vediamo in questa foto, che questa pagina è importante perché vengono postate dagli utenti a Giovanni De Palma le foto della situazione sul territorio, così da mettere al corrente lui e di conseguenza tutti gli utenti connessi alla pagina, quindi noi la suggeriamo per viaggiare e muoversi sempre informati. Giovanni, io ti ringrazio tantissimo come sempre per il tuo intervento, che torna domani mattina alle 7:20. Grazie Francesca, a questo punto ti auguro una buona giornata, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, si parla delle pattuglie fisse a San Silvestro, l'emergenza furti, interrogazione di Seccia dopo le ronde annunciate dai residenti e poi premio di Martina a chi ha realizzato il sogno americano, pubblico entusiasta in piazza Muzzi nel nuovo mercato, tra i premiati il cantante lirico pescarese D'Arcangelo. A Monte Silvano, oneri urbanistici, il conto sale, 5 milioni. Potrebbe allungarsi la lista delle imprese in debito con il comune. In corso accertamenti sul piano particolareggiato 1 della D'Andrea Costruzioni. Dichiarazione di Anthony Aliano, la trovata dei decreti ingiuntivi è solo un espediente per far quadrare il bilancio. La verità è che a settembre si andrà al predissesto. E poi due vigili urbani picchiati da un ubriaco, aggressione nel
nel retro pineta della riserva di Santa Filomena. Scatta la denuncia per resistenza e violenza. È proprio così, la domenica a Montesilvano si è verificata un'aggressione a due vigili urbani. Ad intervenire è stato il sindaco Francesco Maragno e noi l'abbiamo ascoltato. Vediamo. Un'aggressione di mattina presso la pineta di Montesilvano. Due vigili medicati al pronto soccorso e reso conto di una domenica d'agosto nella quale una chiamata al 118 si è trasformata in un caso di cronaca. Un uomo in stato di ebbrezza è stato identificato, portato in caserma dai carabinieri e denunciato a piede libero per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Grazie a Dio non sono stati riportati grossi danni fisici per i due operatori di polizia municipale. Io li ringrazio per l'impegno profuso, l'abnegazione, ma soprattutto per aver bloccato questo individuo che aveva già malmenato il personale del 118 che era intervenuto, e ringrazio anche i carabinieri che insieme alle altre forze di polizia continuano a mantenere alta la tensione per quanto riguarda il controllo del territorio. È un territorio molto vasto e su cui ovviamente noi cerchiamo di intensificare nel migliore dei modi i controlli, però in questo periodo ci sono davvero tanti turisti e questi controlli è difficile anche espletarli. Restiamo a Montesilvano con un'iniziativa, le biciclette gratis ai turisti per il soggiorno in città. Decolla il progetto di mobilità sostenibile finanziato con fondi europei, siglato un documento sul bike sharing tra provincia, comune e alberghiamo. E poi Tasi e morosità, l'assessore si dimette a Città Sant'Angelo, l'opposizione critica il pacchetto finanziario. Il sindaco Florindi dice presentino emendamenti. Restiamo basiti dalle ultime dichiarazioni dell'assessore Di Giacomo, dichiarazioni non veritiere sulla situazione economico-tributaria angolana. Non piace ai consiglieri del gruppo responsabilità comune Matteo Perazzetti, Roberto Ruggeri, Lucia Travaglini e Maurizio Valloreo. Il pacchetto finanziario dell'amministrazione del sindaco Florindi che sarà discusso nel consiglio di giovedì. E poi la polemica Orsini, è esilarante che il PD contesti i ritardi sul distretto ancora su Montesilvano. Festa estiva stasera, Volley Festival su Corso Strasburgo e domani ci sarà la Notte Blu. Poi ci spostiamo e cambiamo provincia. A questo punto andiamo alla provincia di Chieti, dove si parla dello stadio del Nuoto, mancati pagamenti dal 2012. Piscina, debiti per oltre 600.000 euro, esposto del PD alla Corte dei Conti per verificare l'entità del presunto danno erariale nei confronti del comune. Il consigliere Luigi Febo dichiara la società Teate Splashing non liquida le bollette dell'acqua da 3 anni per un importo di circa 400.000 euro. Ancora la replica di Puddu, ci cacciano, devono ridarci 1 milione per le migliorie. Di taglio basso il Consiglio di Stato, Tenaglia deve tornare ad operare. Il diritto alla salute rispalanca all'urologo le porte del Policlinico e affara San Martino aggrappato all'albero sul burrone, escursionista salvato sulla Maiella dal soccorso alpino, si era perduto. Nubifragio danneggia il Lido, allagati anche i locali ASL. Siamo a Vasto, arredi devastati a uno stabilimento balneare, alberi caduti in centro città, Bischia, dichiara, lo avevamo previsto, il sindaco, emergenza scattata all'istante. E poi a Roma arriva il caso dei Freccia Bianca, ad Alessandro del Partito Democratico incontra oggi l'amministratore delegato di Trenitalia per lo scalo Vasto San Salvo. Movimento 5 Stelle porta eccellenza alla ribalta, la Movifest, giornata di dibattiti e ricreazione con esponenti politici grillini, eccellenza sul Trigno. All'Aquila puntellamenti, rischio di altre mazzette, gli arrestati non escono. Ecco le motivazioni con le quali il GIP boccia la revoca dei domiciliari e oggi gli interrogatori dal PM per gli imprenditori e i funzionari comunali coinvolti. La bandiera dei ricercatori sventolerà sul Corno Grande, siamo all'Aquila. E poi operai sfruttati nei cantieri, i costruttori si difendono, stupiti da queste accuse. Secondo l'avvocato di Salvatore De Meo esiste un vizio di forma nelle misure cautelari. Gli atti sono stati notificati poco prima delle audizioni e non è stato possibile difendersi. La mala sanità, rimborso per l'epatite presa in ospedale, condannata la struttura sanitaria di Roma.
Il contagio durante l'emodialisi, il notaio Barneschi morì 2 anni fa, alla famiglia spettano 200.000 euro, gli avvocati terra. A causa del contagio il paziente è stato impossibilitato a sottoporsi al trapianto del rene, questo ha nociuto gravemente alla sua salute. Trovata senza vita, era morta da 15 giorni a Luco dei Marsi, la 71enne stava facendo pedicure ed è stata colta da un malore, il figlio vive in Messico. E poi Cibus va a Carzoli e ad Avezzano si litiga, il ministero conferma l'assegnazione, il centrodestra attacca Di Pangrazio, hai poco peso politico. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa e andiamo a Teramo, dove c'è la protesta davanti al municipio. Disabili in piazza, la rabbia delle famiglie, i tagli all'assistenza impongono spese insostenibili, attacco al comune, noi diversamente abili, voi diversamente onesti, i gruppi di opposizione cercheranno di far cambiare il regolamento in consiglio. Allora, come detto ieri a Teramo, c'è stata una protesta in piazza e ovviamente c'erano i disabili a manifestare contro i tagli. Noi c'eravamo, Elisa Liuzzo. Giornata di protesta oggi a Teramo contro l'amministrazione Brucchi, vista la ridefinizione dei servizi di assistenza per i disabili che in realtà sembrerebbero un vero e proprio taglio alle politiche sociali. Nasconde una riforma dei servizi sociali che ha come principio una compartecipazione che ha un senso logico e di equità sociale, perché la compartecipazione prevede un contributo anche da parte del privato che ha, cioè da quel privato che è più ricco, compartecipa nella spesa di un'assistenza sociale, quindi al sociale, per aiutare chi non ha. In realtà gli equilibri che sono stati posti in essere nel comune di Teramo dimostra il contrario, in quanto la compartecipazione è stata fatta per eliminare il sociale, quindi per eliminare una quota di spesa del comune anche nella parte più povera della città. Bisognava prevedere una compartecipazione diversa che avesse quali equilibri? Sicuramente una fascia di reddito più alto che ha come punto di riferimento se l'invalido è solo oppure no, ed infine anche la gravità dell'invalidità e quindi la necessità di avere più aiuto da dare alle famiglie da parte del comune. Un esempio, un ISEE di 14.000 più un centesimo prevede una compartecipazione dai 15 ai 16 euro ad ora per ogni ora di assistenza che viene data alla famiglia. Un ISEE di 14.000 euro è comunque un reddito basso, perché come sappiamo l'ISEE prende come riferimento non solo il reddito dell'intera famiglia ma anche i beni di proprietà e dei depositi, quindi una famiglia che ha una proprietà, una casa in proprietà anche piccola ed ha un reddito di 800 euro con qualche piccolo risparmio nei casi di evenienza deve compartecipare con 15 euro a ore. Ora ci spostiamo sulle pagine del Messaggero e si parla di trasporti. Tenti dentro o fuori, da Alessandro dichiara, è certo, ci saremo anche noi. Forza Italia incalza la regione esclusa dai corridoi europei di trasporto. Il sottosegretario, entreremo nei programmi, sono pronto a scommettere. Jakovčić e Del Rio sostengono la richiesta di D'Alfonso, ma occorrerà ancora tempo. Per ora, secondo il centrodestra, sarebbero le bugie a correre più veloci dei treni lungo la dorsale adriatica, una polemica che non accenna a placarsi, quella sulle reti di trasporto transeuropee, dopo la pubblicazione del programma adottato da Bruxelles per le infrastrutture a reti, finanziato per l'Italia e destinato a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L'Abruzzo non c'è, contrariamente a quanto annunciato da Luciano D'Alfonso il 27 luglio. E poi bello l'Abruzzo, visto dalla stratosfera. Era un esperimento. I ricercatori Sebastiani e Pupi hanno lanciato un pallone sonda che ha scattato immagini suggestive. Paolucci, prima discussione sul piano Casoli, via l'ospedale di comunità. L'assessore porta la sua riforma tra i circoli PD. Rapino dichiara, così si affrontano le scelte strategiche. E poi il caso Bolkestein oggi in commissione. Per i balneatori si terrà oggi l'audizione delle associazioni di categoria sulla direttiva europea. La Bolkestein nella commissione politiche europee presieduta da Luciano Monticelli. Dalla Bolkestein dipende buona parte dell'economia regionale, quella relativa al turismo balneare. Con Monticelli sarà presente Giovanni Lolli, vice governatore e coordinatore
coordinatore delle regioni italiane in materia di turismo. Monticelli dichiara: siamo davanti a una vera sfida politica, non si parla di sfuggire all'applicazione della disciplina europea, ma di trovare una soluzione sostenibile dove l'esigenza di assicurare una libera concorrenza e un mercato aperto conviva con la nostra realtà. Per intenderci, la Bolkestein prevede che vengano messe all'asta tutte le concessioni balneari per poi essere riacquistate. Questa è la preoccupazione dei balneatori che per tanti anni hanno speso soldi per le strutture. Andiamo all'Aquila. Isa, il concerto in piazza si trasforma in una protesta. Cartelloni contro la chiusura dell'ente. Il pubblico non può essere la fine. La Pezzopane, eccellenza a rischio per le manchevolezze della politica. La variazione di bilancio della regione approda in commissione. L'ultima chance. E poi comune vietati Facebook, regali e alcol. Vietato navigare su Facebook e usare internet per questioni che non riguardano il proprio ufficio. Massima gentilezza al telefono con l'utenza e misure antitangenti. Vietato accettare regali che superano il valore di 150 euro in un anno. Niente alcol. Queste sono le novità contenute nel codice di comportamento interno dei dipendenti del comune approvato dalla Giunta e che contiene le norme sia relative alla legge anticorruzione sia impostazioni legate al bon ton nelle relazioni con il pubblico. E poi posto auto disabile attende da 3 anni a Fontecchio. Il padre della giovane dichiara un silenzio vergognoso da parte degli enti. Redde rationem, pugno duro del giudice. Sono state rigettate tutte le istanze di revoca delle misure cautelari. Sussiste il rischio di inquinare le prove o di reiterare i reati. Ai Polsini non basta aver abbandonato le cariche aziendali. Per Santoro niente Roma, non sarebbe controllabile. Presentato il ricorso anche per il sequestro preventivo alla Dipe. E poi gli operai sfruttati. Otescu in televisione respinge le accuse e fa la vittima. Latitante, tra i vertici dell'organizzazione, il romeno si professa innocente e benefattore. Ci spostiamo, notte bianca, apriamo i negozi ad Avezzano, appello dei vertici delle associazioni e commercianti. Tenete le serrande delle attività alzate dalle 21 all'1, concerti, cabaret, artisti di strada e animazioni per bambini in piazza Risorgimento. Salirà sul palco Maurizio Vandelli. Luco De Marzi nel tour estivo di Renzo Arbore, esibizione il 24 in piazza Duca degli Abruzzi. E poi a Prato La Peligna, marijuana nell'orto, arrestato un imprenditore edile. Ad Avezzano il bimbo ucciso dalla fresa, oggi ci saranno i funerali, la procura non dispone l'autopsia ma invierà un avviso di garanzia al padre. Centro di igiene mentale senza fissa dimora. Sulmone, il centro di igiene mentale sarà trasferito di nuovo nell'ex sede della Croce Rossa. Torneranno gli studenti, gli alunni della scuola media Panfilo Serafini e delle elementari Luciana Masciangioli, edifici scolastici che hanno beneficiato dei fondi previsti dal progetto Scuole d'Abruzzo. Quante classi delle due scuole saranno costrette al trasferimento della zona artigianale al momento però non è dato sapere. A Pescara il Medusa, chiusura in vista dopo la rissa. Sul lungomare in azione ogni sera 10 agenti del reparto mobile, carabinieri, vigili urbani e le pattuglie del reparto di prevenzione crimine. Linea dura per il locale della Riviera Nord, teatro della violenta scazzottata tra i buttafuori, un gruppo di clienti albanesi, bivacchi notturni, ragazzini ubriachi e vandalismi. Anche sulla strada parco e allarme sicurezza. I residenti protestano, il vice sindaco del Vecchio dice le forze dell'ordine fanno il massimo per rispondere alle segnalazioni. E poi falsario e pedofilo preso dopo 2 anni di latitanza. Carlo Viggiani deve scontare oltre 16 anni. Scovato a Termoli dai carabinieri, era con ragazzini. E proprio su questo caso è stato definito il re dei falsari ed è stato preso perché non ha risposto a una richiesta di visita da parte dell'ASL e il servizio. Era considerato il re dei falsari della provincia di Pescara per la sua abilità e scaltrezza. Dopo 2 anni di latitanza è stato arrestato Carlo Viggiani, 55 anni, pluripregiudicato, condannato dal Tribunale di Pescara a 16 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falsità materiale, sostituzione di persona e ricettazione. I carabinieri del nucleo investigativo di Pescara, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Termoli e della sezione anticrimine e con il ROS di Roma e l'Aquila, hanno trovato e catturato Viggiani a Termoli, dove aveva trovato copertura presso una
un'abitazione, luogo di incontro di giovani del luogo, anche minorenni. I militari sono arrivati a lui monitorando gli ambienti della microcriminalità e hanno ricostruito minuziosamente gli spostamenti del falsario che si muoveva tra le province di Pescara, Chieti e Campobasso, dove in questi anni ha goduto di sostegno logistico, riuscendo a eludere indagini e controlli. Nell'ultimo quinquennio Viggiani ha messo a segno una serie indeterminata di truffe ai danni di banche, pubblica amministrazione e privati cittadini, falsificando assegni, buste paga, documenti d'identità e ricettando titoli di credito rubati. E a Pescara continuiamo a parlare del mare inquinato. A giorni alterni il giallo delle analisi. Dall'Arta verdetti contrastanti nel giro di 24 ore su via Balilla. E Monte Silvano, zona hotel Mediterraneo. Normale, dice Damiani. L'agenzia misura la febbre, non cura le malattie. Dermatiti e alghe allarmano i bagnanti. Qual è lo stato di salute del mare di Pescara? Non chiedetelo alle provette dell'Arta. L'agenzia regionale demandata ai controlli sull'ambiente perché le risposte potrebbero essere una, nessuna o 100.000. Ecco un esempio concreto: i prelievi con conseguenti esami di laboratorio effettuati a distanza di sole 24-48 ore in due punti strategici del litorale. Il tratto di costa antistante la famigerata via Balilla a Pescara è quello in prossimità del Grand Hotel Mediterraneo di Monte Silvano, dove nei giorni scorsi alcuni clienti sono stati colti da malori intestinali con conseguente ordine di chiusura delle cucine. Accade così che le analisi sui campioni di acqua di mare prelevate il 1 agosto scorso nel tratto antistante l'albergo abbiano dato un esito conforme ai limiti di legge, sancendone dunque la balneabilità. Quelli effettuati nella stessa zona il 30 luglio avevano invece dato un esito opposto, con valori batterici superiori ai limiti consentiti e dunque non conformi secondo il rapporto dell'Arta e quelli della legge. E poi Pescara Sud, dimenticato da 15 anni il distretto sanitario, l'incompiuta di Pietrantonio guida la protesta dei residenti, risolto il contenzioso sulle aree, i lavori devono ripartire. E poi dal centro alla periferia, cura drastica per il verde, le spine dell'estate, sopralluoghi e interventi dell'assessore Di Pietro insieme alle squadre del comune. Andiamo a Francavilla, le ali, i nomadi, senesi, sarà un grande blu bar. Da domani a domenica Francavilla torna alla rassegna sui mitici anni 60, un cartellone di star con gli omaggi a Pino Daniele e al tour dei Beatles. Con i Rocking Chairs in scena due degli strumentisti di Ligabue e poi spazio al folk con il grande cantante americano Elliot Murphy che ha ispirato Dylan e Springsteen. L'artista bresciano è tra i pochi ad aver calcato il palco dei Fab Four. E allora, come detto, è stato presentato il cartellone della 12ª edizione del Blue Bar a Francavilla. Vediamo. Metti una sera d'estate, un palco con artisti dai grandi trascorsi e la voglia di rivivere gli anni d'oro, quelli in cui le gonne facevano la ruota, i pois imperavano e sulle piste da ballo si faceva rock acrobatico. A Francavilla per 5 serate sarà possibile rivivere atmosfere d'altri tempi, con artisti d'eccezione e la serenità che spesso sfugge nei tempi che corrono. Il Blue Bar presenta la sua 12ª edizione. Ci sarà una serata iniziale fondamentale per la musica napoletana, per chi ama Napoli. Ci sarà il gruppo jamsenese Napoli Centrale insieme agli Osanna, con Gianni Sorrenti che è la sorella di Alan Sorrenti, poi un gruppo storico, quello che ha accompagnato Pino Daniele per tutte le sue tournée, Tony Esposito, Marangolo. Sarà una formazione veramente fantastica, 3 ore di musica piena. Poi ci sarà la chiusura della manifestazione invece con i Nomadi, 3 ore di spettacolo fantastico. Poi vi invito calorosamente a venire invece alla serata dei Beatles, ci sarà un gruppo che fa, si chiamano Beatbox e fanno una sorta di musical. Poi c'è Elliot Murphy, l'ospite americano, c'è veramente tanta, tanta musica e tanta scelta. Poi ci sarà anche un ospite importante, straconosciuto, è Fausto Leali. Sì, e sai perché l'abbiamo invitato quest'anno? Perché lui è stato uno dei pochi italiani a suonare insieme ai Beatles. Nel 1965, durante la tournée dei Beatles in Italia, Fausto Leali c'era e stava sullo stesso palco dei Beatles. Tutto qua. Francavilla si vestirà a festa, la città sarà disseminata di punti tematici, spazi dedicati come la mostra fotografica che ritrae artisti di fama internazionale in scatti inediti e affascinanti, spazio anche alla beneficenza con una raccolta fondi per l'associazione Augusto per la Vita, messa in campo dal Nomadi Fans Club di Pescara. Tentiamo di riportare indietro Francavilla, oltre che con la musica, anche con un'atmosfera particolare, quindi ci si potrà vestire
come appunto all'epoca, ci saranno diversi punti, il pontile ad esempio avrà un suo ruolo nell'intero Blue Bar, l'intera zona insomma verrà riportata agli anni 70 e poi tanta bella musica, il Blue Bar che cresce, ormai una manifestazione consolidata che fa parte di una estate altrettanto bella francavillese. Ora andiamo a Chieti, il Teatro Splashing, ancora debiti, il PD revocare la concessione. Marzoli denuncia la Corte dei Conti, bisogna chiarire se c'è stata inerzia del sindaco e dei dirigenti. Canoni evasi, un esposto del Partito Democratico alla Corte dei Conti. Per fare luce sui canoni che la Teatro Splashing, società che 3 anni fa si è aggiudicata l'affidamento ventennale dello Stadio del Nuoto, non paga dal 2012. Lo hanno annunciato ieri in una conferenza stampa proprio di fronte all'impianto di via Maestri dei Lavori, consiglieri Marzoli e Febbo, Chiara Zappalorta, Alessio Di Iorio, supportati da alcuni iscritti al Partito Democratico. E poi Puddo dice: vogliamo rateizzare, possiamo ridare la piscina, ma voi, ma poi ci dovranno pure rimborsare 1 milione di lavori effettuati per le migliorie. Scastiglia l'esposto, noi l'avevamo detto molto tempo fa. Clima velenoso dopo le rassicurazioni date da Di Vincenzo. La fusione contestata, se non siamo al tutti contro tutti ci manca poco. Dopo le rassicuranti dichiarazioni del presidente Di Vincenzo, il mare chietino continua a restare andante mosso, a faro rimanere increspato assai è una lunga lettera di Letizia Scastiglia sulla carta intestata CNA che prova a rimettere a fuoco i problemi emersi con la richiesta di accesso agli atti del MISE, avanzata da 10 consiglieri camerali su 28, proprio della neonata Camera di Commercio sul Colle. E poi la maielletta, il cantiere in arrivo per la strada, una viabilità groviera viene definita. Le ferie corte, agosto di lavoro alla Sevel. Chiuse le catene di montaggio per 2 settimane e 2 giorni. Il 18 si riapre, 8 turni di straordinario fino a tutto settembre. Il 20 entreranno i primi 88 nuovi assunti dei 200 previsti e i lavoratori interinali sono confermati per l'intero 2015. Lo scorso anno sosta di 20 giorni, ma il Ducato continua a tirare. La FIOM dice non spremere sempre gli stessi. E poi il Trigno diventa fiume dei fuochi, ancora fiamme tra i rifiuti sulle rive. A San Salvo, diverse discariche abusive incendiate negli ultimi mesi. Dopo il rogo, la terra continua a fumare. E poi il Panathlon regala una nuova barca per la scuola di vela di Ortona a Lanciano. Il club compra lo scafo, i soci garantiscono tutti gli accessori. Avviare i giovani allo sport fa bene. A Teramo, disabili e le loro famiglie in piazza contro i tagli. Vivace protesta davanti al municipio, tante storie drammatiche da raccontare. Sabrina Serafini dichiara: non ci fermiamo, saremo al prossimo consiglio comunale. Vincenzo Sacripante, affetto da distrofia muscolare, ha scelto di esserci nonostante viva immobilizzato sulla sedia a rotelle. E poi di spalla alla Team, muro contro muro, si va verso nuovi scioperi. Il vertice dal prefetto acuisce i rapporti tra sindacati e amministratore delegato. La Chrysler in fiamme, in via Po a fuoco, 2 auto in Val Vibrata, questo è un fenomeno. Le rubano l'asino e lo ritrova con un tam tam su Facebook. A Tossicia, per restituire Serafino alla proprietaria, era stata offerta anche una vacanza ecosostenibile da 500 euro. E adesso, assenze a palazzo, i vigili più presenti, Giulianova, gli agenti della Polizia Municipale sono gli stacanovisti, mentre in vetta ci sono gli uffici interni e demografici. Le percentuali si alzano soprattutto nel mese di dicembre, i dati più recenti sono quelli riferiti allo scorso anno. Il Comune ha deciso di pubblicare le classifiche sul suo sito internet. E poi la guerra delle bionde nel Movimento 5 Stelle a Roseto, sulla proposta del baratto amministrativo la Ricci sbugiarda la Corneli. Consiglio tasse, il sindaco assente a Nereto, da Daniele Laurenzi sono arrivate feroci critiche a Di Flavio. Il marinaio arrestato in Gambia, odissea finita, il marittimo di San Benedetto del peschereccio Idracù di Martinsicuro, sequestrato il 12 febbraio scorso in Gambia, potrà tornare in Italia dopo quasi 6 mesi passati tra prigione, alcuni giorni, e libertà vigilata nel paese africano. Il giudice di Banjul lo ha condannato a 6 mesi di reclusione al pagamento di una multa che la società armatrice con sede a Martinsicuro pagherà subito.
E poi apriamo la pagina dello sport, Serie B Pescara, quei due sono già pronti. Piace la coppia d'attacco la Padula Caprari, ma serve un'altra punta per essere completi. Di Francesco frena la cessione di Falcinelli e allora è calda la pista che porta a Galano. Dopo il deserto di domenica tornano i prezzi popolari per la partita con il Sud Tirol. E poi Lanciano, presi Crecco e Rozzi dalla Lazio, ma la cessione di Trust non va giù ad Aversa, che chiede rinforzi nel reparto arretrato. Non solo calcio, Oddo e la sua Onlus impegnati a Silvi, birra, vino, musica e tanta solidarietà. Teramo, Campitelli prepara il processo. Luciano, Campitelli si prepara ad affilare le armi in vista del processo sportivo. È previsto per questa sera l'arrivo in città dell'avvocato Edoardo Chiacchio, legale del massimo dirigente del Teramo. Chiacchio rimarrà in città per un paio di giorni, il tempo strettamente necessario per studiare le contromosse da attuare a processo e stilare la memoria difensiva da depositare presso il Tribunale Federale Nazionale entro domenica prossima. E poi per Caldarelli gli auguri di Renzi. A Tokyo il premier si intrattiene col pilota pescarese, grande protagonista delle gare dei campioni giapponesi. Ora ci spostiamo sulle pagine del centro, sempre per la pagina dedicata alla sport, la Serie B, le manovre del Pescara. Sprint Galano, oggi il vertice, Sebastiani, mercato da 7. Il club bianco-azzurro incontra l'agente dell'attaccante del Bari. Si può chiudere con lui, possono arrivare anche il terzino Fiamozzi e la punta forte ex del Varese. Il presidente del Delfino traccia un primo bilancio. Fate buona operazione, manco su giocatore ideale. Poi Salamon, prima scelta per la difesa, Maniero non tornerà in riva all'Adriatico, proposto Floccari. E poi la Padula, gol e sorrisi, grande gruppo. Il Bomber a segno nella gara dell'esordio all'Adriatico. Obiettivo? I play-off. La Virtus Lanciano spunta Vergara, fatta per Crecco e Rozzi. I rossoneri hanno chiesto al Milan il prestito del difensore colombiano, vicina alla firma di Capezzi. Per il portiere sondato Pomini del Sassuolo. Si complica la trattativa per Cragno del Cagliari. I sardi vorrebbero girare, i frentani anche Capello. E poi ci occupiamo dell'inchiesta, parla l'avvocato dei biancorossi, Chiacchio, allo scoperto. Teramo, la Serie B è tua e non ti sfuggirai. Le gare a ruota libera, Campitelli può stare tranquillo. È il DS di Giuseppe che tutto al più deve difendersi. Prima la serenità dell'attesa e poi la fiducia, adesso l'ottimismo. Il Teramo e il calcio abruzzese che spera di avere 3 squadre in Serie B nella prossima stagione pende dalle parole dell'avvocato Edoardo Chiacchio. Chiamato a difendere il club, il presidente del procedimento disciplinare su Savona Teramo, per il quale la Procura federale ha chiesto il deferimento del diavolo per responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Uno scenario che desta preoccupazione ovviamente perché, codice della giustizia sportiva alla mano, c'è il rischio di perdere la Serie B conquistata sul campo. Il legale napoletano ha speso lo scorso weekend a leggere gli atti arrivati dalla Procura federale. In questi giorni sta preparando le difese di Catania, Teramo e Vigor Lamezia, tutti protagonisti dei processi sportivi calendarizzati a ridosso di Ferragosto. Ed eccolo qua l'appuntamento a Roma, il 12 agosto. Il via al processo, l'appuntamento alle 9 di mercoledì 12 agosto in un noto albergo di Roma dove si svolgerà il processo sportivo per Savona Teramo davanti al Tribunale Nazionale Federale presieduto da Sergio Artico. Sono 5 i club deferiti: Teramo per responsabilità diretta, oggettiva e presunta, Savona per responsabilità diretta e oggettiva, più L'Aquila, Barletta e Atletico San Paolo Padova per responsabilità oggettiva e anche 11 tesserati deferiti a vario titolo. E l'accusa sostiene che la partita promozione Savona-Teramo sia stata combinata. La Procura federale della FIGC ha sposato in toto il teorema della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Per la vicenda ha emesso a giugno diversi avvisi di garanzia. E poi nella peggiore delle ipotesi si va incontro a 2 punti di penalizzazione per la prossima stagione, dichiarazioni dell'avvocato Edoardo Chiacchio, che ovviamente si occupa della difesa del Teramo.
E poi oggi la ripresa degli allenamenti al Bonolis. La squadra giovedì test ad Avezzano, archiviato il ritiro di Rivisondo, il Teramo di Vivarini riprende ad allenarsi oggi al Bonolis. Il prossimo impegno precampionato dei biancorossi è in programma giovedì alle 20:30 sul campo dell'Avezzano. Questi i prezzi dei biglietti che partiranno dai 15 euro fino ai 10. E poi passiamo a parlare dell'Aquila. Chiodi, quest'Aquila mi ha sorpreso, Lega Pro il presidente, non mi aspettavo tanto attaccamento. No comment sui cori dei tifosi a Di Nicola e l'inchiesta. L'Aquila non poteva chiedere di più alla gara d'esordio in Team Cup contro l'Arezzo. Domenica sera al Fattori è arrivata la vittoria, ma soprattutto una prova convincente. Quel che più ha colpito i tifosi rossoblù è stata la dedizione e il sacrificio mostrati dai giocatori. E poi dopo un anno in prestito a prendersi le copertine della serata di Coppa è stato l'attaccante Claudio De Sosa che ha bagnato il ritorno in campo in maglia aquilano con gol e fascia di capitano al braccio. Serie D, anche Dos Santos verso la firma, colpo mercato del Chieti preso il croato Tadic. E poi il pescarese parente è il portiere del Francavilla. In eccellenza è in prestito dal Delfino, Pratole Sulmona contro la FIGC abruzzese per il mancato derby. E allora con lo sport, come sempre, si conclude la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e poi questa sera alle 19. Invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.